Clickbait. Di solito viene vista come una cosa negativa, ma quanto è veramente maligno il clickbait? Diamo un'occhiata a quattro diversi metodi di approccio. Metodo 1. Il circuito aperto. Non crederai mai a cosa è successo a questa gallina! Cosa? Che è successo alla gallina? Cosa è successo a questa fottuta gallina? Con l'espansione dei contenuti su internet per tutto il globo è diventato sempre più complesso attirare l'attenzione. I metodi più in uso in questi casi sono l'utilizzo di titoli o frasi al di fuori del proprio contesto. Cose come... Ci sono molti altri esempi di questa tecnica che invogliano l'utente a rivolgergli la propria attenzione. Sebbene non ci sia nulla di male nell'attirare l'attenzione del pubblico verso i propri contenuti, il problema principale rimane, ossia la presenza di titoli che non dicono veramente cosa rappresenti il contenuto. Veramente non posso credere che Miley Cyrus si sia fatto un tatuaggio? Sicuri di non andare fuori di testa? Metodo 2. Tette! Questa è la più squallida tattica utilizzata, ma sfortunatamente è anche quella che funziona meglio. Internet è pieno di giovani sbarbatelli pronti a tutto ed è molto più facile che vengano attirati come falene dalle anteprime provocanti. No. No. No! E ci clicchi. E poi scopri che è un unboxing merdoso su un videogioco a caso. Salve ragazzi, guardate questo nuovo gioco. Ora, il più grande problema di questo metodo è che il 99% non ha niente a che fare con l'argomento. Il suo obiettivo principale è quello di attirare persone sensibili e funziona! E poi non si capisce mai quale tipo di contenuto sia effettivamente un clickbait, perché sfruttano il naturale istinto di cliccarci sopra. Sono sicuro che tu abbia premuto su questo video soprattutto per la copertina. Cattivo Ludo! O forse no. Metodo 3. Classifiche e top. Prima che ti arrabbi ti avverto che non è necessariamente una cosa negativa, ma anche questo può essere considerato un metodo di clickbaiting. Quando dico classifica o liste, tu pensi immediatamente a cose come top 10 o top 5. Sebbene queste liste siano molto comuni da realizzare, spesso possono essere interessanti, invece di essere solo clickbaiting. Esistono moltissimi siti internet che si basano su top 10 e riescono a farlo da moltissimi anni. Proprio perché lo fanno da troppo tempo non hanno più idea di che cosa realizzare dopo, il che li spinge a creare top 10 totalmente casuali. Davvero ci interessano 14 modi per farsi la doccia? Visto che col tempo l'attenzione su internet cala, le persone sono molto meno interessate a cliccare su articoli dettagliati o video che possono essere troppo specifici. Almeno con le top 10 simili più o meno sai sempre quale sia l'argomento principale di cui si vuole parlare. Questo tipo di lista inoltre non richiede chissà quale sforzo mentale. Pensateci, per la vostra mente è più stimolante un articolo dal titolo "Cibo disgustosi" oppure "6 cibi disgustosi"? Combinate questo metodo con il primo e il gioco è fatto. Ci sarebbero anche altri tipi di metodi, ma andiamo oltre. Metodo 4. Creare merda. Non sto scherzando, è una cosa vera. Ci sono tonnellate di video e articoli là fuori che dicono un sacco di minchiate e questo è ridicolo. E non sto parlando di speculazioni, questo è totalmente differente. Parlo di titoli creati appositamente per provocare una risposta emotiva da parte del pubblico. Moltissimi siti internet creano false notizie e bufale e visto che l'interesse emotivo si può riscontrare rabbia, tristezza e stupore, è molto facile che la gente condivida senza sapere che quel contenuto è stato fatto apposta. Metodo bonus. Riutilizzo di franchise famosi. Ma a me i Pokémon piacciono. Conclusione! Il dubbio rimane. È sbagliato fare clickbaiting? E la risposta è... forse? Non proprio? Dipende. È ovvio che il metodo del clickbait funzioni, e anche bene, ma cosa differenzia una buona campagna di marketing da una lerce? Per me si può vedere in due punti differenti. Per primo, il contenuto che ti sei ritrovato davanti era ingannevole, ti senti fregato? Come ho detto, non c'è nulla di male a spingere la gente a cliccare sul proprio contenuto, bisogna solo capire come non esagerare. Il secondo punto è basato sulla qualità dei contenuti e quanto impegno c'è stato messo. L'utente finale si ritroverà insoddisfatto della ricerca se la tecnica utilizzata porterà un pessimo contenuto. Ma se una persona cliccherà sul link che ha usato una buona tecnica e ne rimarrà soddisfatto, sarà una vittoria per entrambi. Questo è il motivo principale del perché moltissimi siti popolari hanno lentamente ridotto il contenuto a chiappa views. Riguardatevi tutti i metodi che ho illustrato in questo video. Tecnicamente nessuno di questi metodi può essere effettivamente chiamato clickbait e quindi ingannevole. Prendete questo video per... è fottutamente clickbaiting! Ma basandoci su titolo e contenuto non è davvero un clickbait. Più o meno. Non c'era nessuna intenzione di ingannare nessuno e spero che le tue aspettative siano state ripagate. Ho anche fatto intense ricerche per far sì che questo video fosse qualitativamente buono. Bene, se questo video ti è piaciuto ricordati di visitare il canale originale dove sono stati pianificati altri tipi di video simili. Io invece vi ricordo di visitare la mia pagina Facebook e Instagram, Google+, e anche Ask se non vi tiro al culo.
Per il resto ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!